qua dentro, dentro il palazzo, dentro questa stanza, anzi attorno a questo tavolo, hanno stuprato la nostra città. Se la sono mangiata viva, non solo economicamente, ma l'hanno appunto stuprato culturalmente e spiritualmente. E ora la gente ha capito che qua dentro è cambiata la musica, ma totalmente. Non avevo nessuna intenzione di entrare nelle stanze dove si dice del potere. Per me questa è una battaglia anarchica, perché viene da ogni cittadino che dice: momento, facciamo un'avventura straordinaria dal basso. Allora ho detto: questo mi interessa perché è il lavoro che ho fatto sempre con i movimenti. Partivamo in pochi, eravamo poi in tanti, diventavamo tanti. Allora, anche questa che sembrava così strana, ma come? La candidatura a sindaco? Per me niente strano. Se il percorso è pulito ed è chiaro, e il percorso era chiaro, allora ho detto: facciamo questa bella lotta. Ma era come battere la Ferrari con una bicicletta alle ruote scoppie, a livello di numeri. Ma era affascinante e bello il percorso. Ecco perché ho accettato. La vittoria era già lì. Ecco, la vittoria non è mai quando ottieni il risultato finale. La vittoria è il percorso, è il camminare. Perciò è stato dire campagna elettorale riduttivo, ma era veramente era un'ondata d'amore che si moltiplicava ogni giorno, si aggregavano sempre più persone. E perciò capisci che nel mondo spesso anche senza soldi puoi fare di tutto e di più. Era una volontà precisa di cambiamento. E come si dice in Sicilia, mi scialo a fare questo, perché ma lavorare per il bene comune, per sbloccare situazioni e dare dignità a un intero popolo, ma non la do io, la diamo tutti insieme in un percorso comune. Può aprire bocca uno per chiedere i propri diritti, se fa qualcosa però, parallelamente, per il proprio dovere morale dentro, perché il cambiamento è vero nella misura in cui è collettivo. Non abbiamo bisogno di eroi e di poche persone illuminate che possono dare la traccia. No, stiamo costruendo un mosaico, ognuno mette il proprio pezzo. Noi non possiamo immaginare che la gente non può cambiare. Cito sempre Francesco d'Assisi e Milarepa. Milarepa era il Francesco d'Assisi di Bedano, che era un assassino. E Francesco era un poco di buono vanitoso, e poi sono diventati dei giganti della spiritualità e di un'etica altissima. E allora la lotta è, penso a tutti, ma gli ultimi devono recuperare il terreno. Ed è per questo che abbiamo fatto una casa per i senza tetto, che si chiama la Casa di Vincenzo. Ho messo proprio, quello è Vincenzo veramente. Quello era questo barbone che è morto, una persona senza nulla. E l'ho messa accanto al Presidente della Repubblica proprio perché, ecco, lo Stato deve avere come riferimento gli ultimi. Ecco perché l'ho messo lì. Perché qua c'è stata la città dei privilegi, dove alcuni si sono arricchiti e gli ultimi sono morti anche nelle strade in inverno dal freddo. Ora, quella casa dove puoi andare a dormire senza presentare carta d'identità, passaporto e neanche il permesso di soggiorno. Tu entri perché sei un essere umano, punto. Entri, ti puoi fare una bella doccia calda e vai a dormire con delle lenzuola pulite in un posto dove non c'è, appunto, dove sei protetto. Il potere è solo servizio. L'Occidente è una merda perché ha messo al primo posto il denaro e il potere. Per Occidente intendo appunto questa filosofia di vita che degrada completamente l'uomo dal di dentro. E poi fa diventare che uno si fa la lotta contro l'altro, e anzi fa il forte con i deboli e il debole con i forti. E quando i cittadini di qualunque parte d'Italia mi dicono tu sei il mio sindaco, me lo dice un milanese, un veneto, un torinese, è perché loro sentono che hanno vinto anche loro. Questa vittoria è una vittoria non territoriale, non è di Messina. Questa vittoria è la vittoria dei valori che uno ha dentro, dell'utopia. Queste cose qua che ho detto ce le hanno milioni di persone. Che sono stati sempre mortificati dalla politica, che è stata sempre una montagna di merda. Questa è una città dove per 50 anni non hanno costruito una biblioteca. Pensa allo stupro culturale che ti dicevo. Perciò è un'idea precisa di lasciare le persone nell'ignoranza perché si possono comandare. Le persone che hanno cultura non li puoi comandare, devi governare, che è un concetto diverso, e devi condividere con loro. Allora, questa lotta sulla biblioteca e archivio storico l'hanno lasciata in un cantinato umido. Guarda come l'hanno ridotta, guarda i libri, la nostra storia come era ridotta.
Non a caso a Gesualdo Bufalino, quando chiedevano come si sconfigge la mafia, lui rispondeva sinteticamente, in un modo straordinario, con tantissimi bravi maestri elementari. Il cambio culturale è la ricerca del sé. Scendi dentro come un sub sott'acqua, qui riesci a entrare tu nel mare della tua anima, della tua coscienza, e cominci ad avere delle percezioni straordinarie. Non c'è una realtà unica. Ognuno deve arrivarci con i propri mezzi e dare per quello che può. La vita è nell'attimo presente. Noi parliamo troppo di passato e di futuro. E poi l'attimo presente siamo molto distratti. E vivi il momento come se fosse l'ultimo e tutto. Se invece vivi qua e pensi ad altro, tu non sei né qui né lì. E allora perdi sempre quel senso del miracoloso che ha la vita. Però è miracoloso nel momento in cui tu vivi con tutta la tua concentrazione e consapevolezza. Ma se no, ti passa e non hai neanche un ricordo. Come diceva Brecht, l'uomo ha un difetto, può pensare. Diceva ai militari. E allora il pensiero è la parte fondamentale per cominciare a stravolgere e a scombinare tutto. Prima dentro di noi e poi fuori. Tutto può cambiare? Sì, tutto può cambiare. Anche se c'è un controllo sociale totale nel mondo, prima chi era ambientalista, l'ecologista, era un come il panda. Ora le battaglie ecologiste e ambientaliste di 50 anni fa sono diventate normative, leggi. Siamo ancora lontani da una società giusta e sostenibile. Però bisogna avere pazienza. Ma allora noi vedremo il cambiamento? Per fare 1 milione di miglia si comincia col primo passo. Chi si è battuto contro il fascismo era così stupido? Le utopie del passato sono la realtà di oggi. E le utopie di oggi saranno la realtà del futuro. Devi lottare come se dovessi ottenere tutto e subito. Sì, con quell'energia. Consapevole di alcune cose, ci vogliono anche generazioni e secoli. Però, se si arriverà, è frutto di un cammino cominciato già da ieri, oggi dai il tuo contributo e poi continui. E allora, serenità in fare delle cose dove il futuro si potrà ottenere il massimo frutto. Sì, certo, quale problema c'è? Su alcune cose non le vedrò io e le vedranno gli altri, io sono felice già da adesso. Proprio quella bandiera lì, l'ho in questa piazza qua, Piazza Municipio, e io almeno 30 anni, forse più, esponevo cartelli sul disarmo. Mentre facevano loro la manifestazione del 4 novembre, mi sono ritrovato da sindaco, ho fatto la sera prima questa bandiera, ho scritto svuotiamo gli arsenali, strumenti di morte, riempiamo i granai, fonte di vita. La firma è di Pertini, che era Presidente della Repubblica, dunque anche capo delle forze armate. Svuotare gli arsenali e riempire i granai. Io continuo a sostenere queste battaglie, questa tesi e questo filone di pensiero, dove la pace è il valore dei valori, che non è un concetto di antimilitarismo solamente, o di no alle spese militari. Non è poesia fino a se stessa. È la poesia della vita legata alla concretezza degli atti di ognuno di noi, di quello che fai concretamente su questa terra. Voglio dire, dobbiamo essere, come diceva Gaber, concreti come dei sognatori, dritti fino alla fine a cercare di cambiare piano piano la nostra società partendo da noi. Ho vissuto e ho insegnato in molti quartieri, voglio dire, con problematiche sociali ed economiche pesanti. Se tocchi l'anima, loro tante cose sono spianate. E anche da sindaco, se non sai toccare l'anima dei cittadini, se non dai questa botta di defibrillatore alle loro coscienze per farli partire e avvicinarli a queste stanze che sono state sempre chiuse a doppia mandata, ecco, se non fai questo percorso hai fallito. Allora riesci a superare quel muro della diffidenza solo se puoi dare l'esempio, se fai percorsi che sono veramente credibili, se l'energia positiva di amorevolezza e di compassione riesci a passare quella durezza che si è creata per una vita difficile. Io penso che ci sono tre componenti che possono cambiare gli esseri umani e farle diventare comunità, perché questa è la scommessa, che diventi comunità.
E ci sono tre fattori e si può cambiare in qualunque latitudine del mondo. Ed è la parte affettiva, quella educativa e culturale. Con queste tre cose tutti noi pian piano cambiamo, escluso nessuno. Martin Luther King diceva: no, non ho paura delle parole dei violenti, ma del silenzio degli onesti. È il silenzio degli onesti che ha creato il disastro. Dovete essere sereni, propositivi. Dunque critici. Critici non è il criticone che dice tutto va male, tutto fa schifo. No, 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 è perché uno è positivo e propositivo. E no, non ci schieriamo e poi tocchiamo qua. No, no, diventa connivenza, mettete la testa sotto la sabbia. Ho allenato i maratoneti, sono resistente qui. E poi la vittoria già la vedo, perché comincio un percorso nella direzione giusta. E allora, anche se la meta è estremamente lontana, il cominciare ad avvicinarmi piano piano mi fa capire che prima o dopo ci arrivo.